Dopo 4 anni alla guida di Assorel, insomma, è giunto il momento di nuove elezioni. Lei ha fatto un'assemblea in cui, insomma, ha fatto un po' un consuntivo delle cose fatte. Tra l'altro proprio nel nostro giornale ci eravamo un po' battibeccati tramite sollecitazioni del mercato sul fatto che l'RP hanno un po' perso dei treni, forse comunque lei invece sostiene non è così, ma è un momento particolare, questo è fuori dubbio, un momento in cui l'integrazione fa da padrone, che vuol dire invasione di campo da parte di tutti e magari anche le RP che cercano di invaderne altri, come la vede? Sì, è la verità, è la fotografia della situazione, c'è una dinamica, il mondo della comunicazione è abbastanza piccolo, noi ne rappresentiamo una porzione, è chiaro che in questo mondo chi ha più forza cerca di prevalere, di portarsi a casa dei risultati sul mercato, però il mercato per fortuna ci sta premiando, perché rispetto ai disastri che ci sono in giro e che la pubblicità ha vissuto in questi ultimi anni, noi abbiamo tenuto, abbiamo dato un contributo consulenziale che viene apprezzato, questo è un dato di fatto. Sì, anche perché altrettanto lo è il fatto che oggi la reputazione, insomma, complice c'è anche il digital, che per l'RP vuol dire soprattutto social, diventa basilare per le imprese, con l'entrata anche di nuovi soggetti, quindi a gestire la competizione, anche questo sarà un tema probabilmente a cui Assorel dovrà pensare, ad esempio penso, non so, alle social RP che nascono come tali, che allargano all'advertising, come la vedete? Le social sono proprio il campo di competizione più forte che ci sarà nel futuro, c'è già, e noi lo riteniamo il nostro campo, perché è lì che per esempio il tema della reputazione viene messo in discussione tutti i giorni dall'ultimo dei blogger, dall'ultimo degli influencer che stanno sulla rete, quindi io credo che il mercato dovrà apprezzare la nostra esperienza per rispondere a queste sollecitazioni che vengono dalla novità, dalla straordinaria, rivoluzionaria novità del digitale. Tra le varie cose fatte e quelle messe in cantiere c'è da segnalare la prima ricerca che vuole un po' fare un censimento delle realtà delle relazioni pubbliche in Italia, fatta in accoppiata alla Bocconi, alla SDA Bocconi, e verrà presentata il 15 aprile, mi sembra anche con Sassoli De Bianchi, insomma con UPA presente quel giorno. Insomma è un traguardo importante, perché prima non ci aveva pensato nessuno. Non ci ha pensato nessuno, l'associazione con i suoi piccoli mezzi non c'era riuscita, c'è riuscita adesso investendo parecchie risorse finanziarie, non ci ha pensato il mondo della ricerca, il mondo dell'università, perché veniva prima qualcosa d'altro, però questo nostro mondo, che ripeto nella crisi è quello che poi è uscito meglio o meno peggio, quello sicuramente, questo nostro mondo comincia ad essere importante e interessante, bisogna dare i numeri esatti, anche perché c'è molto precariato e molta improvvisazione. Noi teniamo molto che le relazioni pubbliche siano una roba seria e che siano fatte da aziende vere. In questo momento l'associazionismo è in crisi un po' ovunque, da Confindustria, insomma, che cerca di trovare una nuova governance, delle nuove modalità per essere, insomma, appeal in questo mercato. Assocom che allarga, per cui insomma nell'era testa si dice di voler accettare tutte quelle realtà e quei lavori che con la creatività possono fare la differenza dei brand. Voi invece cioè, puntate sulla specializzazione. E cosa offrite, insomma, perché qual è il headline che potreste dire a un'agenzia per convincerla ad aderire ad Assorel? Cosa date? Beh, un'agenzia possiamo dire che il nostro è il circuito della qualità imprenditoriale, non siamo arroganti nel dirlo, è la realtà di 31 anni di lavoro della nostra associazione, non di oggi soltanto, degli ultimi 4 anni in cui io l'ho presieduta. Ad un'agenzia questo diremmo, al mondo della pubblicità abbiamo già detto che ci sono delle straordinarie sinergie che possiamo fare con loro, abbiamo una federazione apposta, io sono vicepresidente come Marco Testa di Confindustria Intelet, e lì abbiamo un tavolo di dialogo straordinario per funzionare bene.